Vediamo. Ah, dicevo, questo è un lavoro che ho fatto in collaborazione con soprattutto Guido Priani, diciamo che si occupa di robotica evolutiva collettiva, non c'è solo robotics, ed Elio Tucci, che diciamo è uno dei suoi campi di ricerca più in cui è attivo, però non è così specializzato come Guido. Entrambi per ora all'ARAL, per ora è sempre incertezza. Vabbè, brevemente vi parlo un po' di Swarmwood Mission, che è il framework teorico di riferimento di questo lavoro, ed è un campo molto nuovo, in cui c'è stato il primo workshop, è stato proprio organizzato da Vito ed Elio l'anno scorso nella conferenza Cognitive Science, organizzata dalla Federazione Europea di Scienze Cognitive. Non mi ricordo esattamente il titolo della conferenza, ma è una conferenza importante nelle scienze cognitive in Europa, molto importante, ed era organizzato un workshop nel quale si cercava proprio di definire che cos'era questo cognitivo. Come tutti i campi che nascono, c'è un po' una competizione di definizioni, eccetera, e lì è stato fatto un buon lavoro su... Tra l'altro hanno anche documentato tutto molto bene, i contributi, eccetera, c'è una wiki nel quale definiscono bene questo campo. Ma non vi dirò poche parole sullo Swarm Cognition, soltanto un po' l'idea base, perché molto probabilmente Vito ci farà l'ultimo seminario Storms, dove ci farà in generale il suo lavoro, la robotica collettiva evolutiva, e in più penso sicuramente ci parlerà proprio delle fondazioni di Swarm Cognition. Quindi io vi darò soltanto una stagione. L'ideale sarebbe stato fare questo dopo il seminario di video, così si vedeva molto teorico e poi, però insomma, infatti ci aveva tutto registrato, non te lo devo raccontare. In particolare vi parlerò del loro contributo più importante, che cerca di rispondere alla domanda: ma come può l'artificial life e la tecnica di robotica evolutiva in particolare contribuire a questo nuovo campo della sua definizione. Ok, è finito. Arrivederci, grazie. È finito. Farò vedere la ritrosa. Ma potremmo fare la ritrosa. E diciamo lo studio che vi sto presentando è uno studio preliminare, proprio che ha lo scopo di rispondere a quella seconda domanda, quella domanda su quella linea. E insomma, abbiamo insieme delineato una serie di domande, uno studio sia che vuole ovviamente rispondere a delle domande scientifiche, e sia vuole dare un contributo metodologico. Cioè, l'idea dello studio era far vedere come l'artificial life può contribuire alla sviluppo. E in particolare lo studio l'abbiamo pensato in tre fasi separate. Nella prima, poi un po' più nei dettagli, ci siamo chiesti come può collettivamente come si può codificare uno stimolo. Questo secondo noi era una cosa preliminare per capire a livello collettivo come vengono prese decisioni in gruppi di robot, di neuroni, e come viene fatto questo anche nel tempo. Diciamo uno studio più avverso al decision making, lo studio del decision making. In particolare, quindi, noi ci siamo fermati, diciamo, al primo, siamo in quella fase di preliminare in cui stiamo cercando di capire come si corrispondono a quelle prime domande, e vi presenterò in particolare questo come risultati. Però l'idea è di proseguire verso quelle domande. C'è una piccola discussione e vi dico come proseguire. Solo sul cognition, due parole. Swarm Cognition, ci sono due parole chiave, Swarm e Cognition. Mettendo queste due parole insieme, diciamo, c'è il succo proprio del campo teorico, non di riferimento. Nel senso che l'idea base è chiedersi come può cosa c'è in comune tra uno swarm di insetti sociali, per esempio, e un gruppo di neuroni.
E questa è una cosa, insomma, non è la prima volta che si viene accostata, come se non sbaglio già Turing ovviamente ha fatto tutto, quindi ha fatto questo tipo di accostamento. E, diciamo, ci sono varie evidenze che fino a qualche anno fa però erano poco più che intuitive sul fatto che i comportamenti collettivi avevano qualcosa di simile ai processi cognitivi. Oppure qualcosa si è iniziato ad entrare un po' più nello specifico di questa cosa che era rimasta quasi più a livello metaforico e capire, e si è cercato di vedere quando era sui plant-like neurons come i neuroni visti come formiche per dire riferimento a un insetto sociale, e oppure le formiche viste come neuroni, cioè si è cercato un po' più, no? Guardando da uno dei due campi, cioè cercare di tirare dei ponti tra le discipline, diciamo tra le discipline delle neuroscienze computazionali, cioè come fa un pool di neuroni a svolgere una funzione cognitiva, e diciamo la l'etologia, gli studi. La base teorica di riferimento è l'auto-organizzazione, cioè entrambi vengono visti come dei sistemi auto-organizzativi, quello che condividono, che condivide quindi dei meccanismi di base molto molto diciamo quasi astratti, cioè, che poi si implementano in un sistema comunque molto diverso, la formica si muove in territorio, il neurone no. Quindi, però diciamo si è andati ben oltre la metafora. Questo qui per esempio è uno studio molto interessante che di Passino, professore americano, che studia insetti sociali, in particolare le api, e in questo articolo prendono questo programma molto studiato, che è il programma del nested selection, cioè come le api scelgono il posto dove fare il prossimo nido, come una colonia d'api si sposta, con che criteri. E questo è uno dei modelli animali per studiare il decision making in insetti sociali, ma non solo. Lui in questo studio, a parte presentare un modello molto interessante su come fanno le stress selection, fa tutta una serie di paragoni su, cioè utilizza un linguaggio, se non mi sbaglio lui di formazione proprio un neuroscienziato, quindi utilizza proprio un linguaggio, come dicevo prima, cioè cerca di trovare cose neuron-like dentro gli swarm di api. E quindi si chiede, ma c'è una memoria di lavoro condivisa? Dove sta? E la va a cercare in questo modello. Si può parlare di fenomeni attentivi dello swarm? Dove stanno? In questo modello, eccetera, eccetera. E non va, è molto interessante, vi consiglio di leggere se vi stuzzica un po' questo paragone, non va però molto a fondo. Chi va invece un po' più a fondo è Marshall di Bristol, che ha lavorato insieme a Bogert, eccetera, e che viceversa invece lui lavora su modelli neurocomputazionali, in particolare di decision making, non soltanto. Lui fa proprio modelli. Quindi neurocomputazionali di come funzionano i fenomeni cognitivi. Noi abbiamo preso, in particolare dimostra, lui prende questo diffusion model, che è un modello che ha delle proprietà molto interessanti su come funziona in generale il decision making, viene descritto attraverso un diffusion model in quell'articolo di là. E nel diffusion model ci sono due proprietà molto importanti, che sono il fatto che è un processo statisticamente ottimo, che è una cosa che si chiede nel modello di decision making, e poi che diciamo implementa bene questa cosa che viene speed accuracy trade-off, cioè il fatto che un processo di decisione, quanto più tempo si ha per decidere, tanto meglio, tanto più buona è la domanda. La risposta sul fenomeno di decisione, cioè ti chiedo di darmi una stima
di quali di queste due quantità è più veloce, più ti libero di farlo velocemente, più sbaglierai. E in questo modello questa cosa è molto ben implementata, e loro hanno applicato questo modello per descrivere processi di decision making nelle api, con risultati molto, molto comparabili. Quindi insomma hanno dimostrato che anche in insetti sociali ci sono queste due proprietà. Modello statisticamente ottimo e sfida più rispetto. Alcune osservazioni quindi su questi due mondi, SWOR e neuroscienza della computazione. Come dicevo prima, cosa condividono è questo processo di auto-organizzazione, meccanismi di auto-organizzazione. La cosa quindi importante, se uno riesce a modellare questi meccanismi, riesce a trovare qualcosa che condivide un sistema pur molto diverso, riesce un po' a arrivare quasi a un grado, cioè una parte core. Cosa che è importante proprio perché sono campi così diversi tra loro, è cercare delle tecniche di modellazione che possono andare bene per entrambi i campi. Cosa che per esempio in questi studi difficilmente si fa. Passino è molto interessante, avvicina le cose, però il modello così com'è, uno si dice sì, ma il neurone dov'è? Come faccio a implementare, a spiegare i meccanismi cognitivi neurocomputazionali con questo modello? Cioè c'è un po' di difficoltà a parlarsi, per quanto ormai dal punto di vista anche più che intuitivo ci si è molto convinti, insomma, delle somiglianze. E qui il contributo dell'Artificial Life. L'Artificial Life, questo qui è estrapolo da un paragone che ha fatto Vito e Dario in un articolo proprio Artificial Life Small Cognition, presentato in una conferenza europea di Artificial Life. E insomma loro sono ritornati un po' al succo dell'Artificial Life, espresso molto bene da questa parte molto famosa di Lanton, uno dei padri dell'Artificial Life, che dice, proprio fa capire la natura più profonda dell'Artificial Life, che tra l'altro differenzia molto dall'intelligenza artificiale. Ed è proprio il fatto l'approccio sintetico, cioè io non voglio, l'Artificial Life studia la vita reale, studia vita attraverso, non così com'è, ma come potrebbe essere. Quindi questo che è per molto viene considerato l'evoluzione scientifica, cioè fatto il passaggio tra le scienze analitiche e quelle sintetiche. Io costruisco qualcosa per capire come fa. Cioè il fatto di costruire qualcosa mi fa inferire cose interessanti, magari su come non è la vera natura, su com'è la natura. Quindi capire la vita costruendola. Parafrasando Lanton, Vito faceva questa osservazione. Dovremmo estendere così life cognition. Questa cosa si può polarizzare come questo aforisma, ormai lo potremmo considerare. Perché non studiare la cognizione? Per studiare la cognizione dovremmo studiare la cognizione come potrebbe essere. Quindi costruire dei sistemi cognitivi artificiali per cercare di capire come sono fatti i sistemi cognitivi reali. Cioè dovrebbe, è un passo di estrazione, proprio l'idea è come facciamo a far parlare il mondo delle neuroscienze computazionali con quello delle scienze etologiche. Costruiamo un terzo mondo di artificiale, di modelli che magari si ispirano l'uno all'altro, e è un po' un passaggio intermedio per far parlare di noi. Quindi l'Artificial Life come un contributo metodologico a questo disciplina. In particolare, non tutte le tecniche di Artificial Life, però nel mondo dell'Artificial Life una branca che si presta molto bene a fare questo ponte è quella della Swarm Robotics, Collective Swarm Robotics. A questo punto il neurone e il robot e il robot e anche la formica. Cioè l'idea è più simile, un robot lo si può rendere più simile a un neurone o a una formica di quanto una formica si può rendere simile a un neurone o viceversa.
la complessità, la, e, diciamo questo, la Swarm Robotics già ha dato ottimi risultati nel contributo dello studio dei fenomeni di auto-organizzazione, che, come dicevamo prima, è quello che si è capito essere alla base dei due campi, Swarm e Conduce. Quindi insomma il nostro studio, come potete immaginare, utilizzerà robot, uno sciame di robot per simulare, per studiare un fenomeno. In particolare abbiamo, ci siamo ispirati a questo lavoro di Deco, che lui è un grande esperto di scienza computazionale, un grande esperto di decision making, e c'è un programma di ricerca molto interessante, proprio che si basa sul fatto di estendere il lavoro di Deco, estende effetti stocastici neurodinamici per dei modelli stocastici e li applica allo studio di varie facoltà cognitive, come decision making, memory, eccetera, eccetera. Noi abbiamo preso proprio decision making perché è una di quelle capacità cognitive molto base, presenti in tantissimi, quasi tutti gli organismi viventi, e sulla quale, diciamo, uno dei problemi cognitivi tra attenzione, categorizzazione e decision making, diciamo, base, quasi che caratterizzano il sistema cognitivo. Quindi, diciamo, la nostra idea è stata ispirata proprio da questo modello di Deco, il nostro setup sperimentale. Che è questo, ve lo descrivo. Come vi dicevo, quindi noi vorremmo fare uno studio sul decision making, però abbiamo pensato a uno stage, diciamo, con qualcosa per passi, come dicevo all'inizio. Quindi inizialmente ci chiediamo, ma come fa una collettività, uno swarm, in questo caso di robot, di agenti, a codificare uno stimolo? Cioè c'è uno stimolo che varia in magnitudo, come fai a capire che un essere umano guarda quella lavagna e quella c'ha 10 puntini, quella c'ha 15, come fai a capire che quella c'è di più? Una domanda banale, ma risposte certe non ce ne sono. Ci sono alcuni modelli, ma non sempre matchano i dati con la realtà. Per esempio, questo è già un compito di decision making, però noi non è. Abbiamo voluto fare uno studio per questo preliminare sullo stimulus encoding e su tu quando hai, che si riferisce alla decision making, nel senso che tu dovresti dare una stima quantitativa di un fenomeno, di un, per esempio, di quanti pallini vedi. Quindi io ti presento dei pallini e tu mi devi dire 10, 20, finché li puoi contare magari mi dici un numero preciso, però se ti inizi a dare 300, 400, la cosa inizia a essere sempre più interessante. E la nostra domanda è, ma in un fenomeno, in un processo di decision making, c'è dentro anche un... Cioè, che cosa facciamo? Stimiamo la quantità lì e poi le compariamo? Probabilmente no, di solito le cose funzionano sempre in maniera molto diversa. Però era proprio per vedere, innanzitutto, sul sistema cognitivo come deve essere fatto per poter fare stimulus encoding, e poi se il fatto di fare stimulus encoding è necessario per fare decision making. Per questo avevamo pensato di fare stimulus encoding prima di passare direttamente a decision making. Perché nel setup, il nostro setup di riferimento, qua non li vedete, ci sono dei pallini bianchi, oltre a quelli neri che si vedono meglio. L'idea è, c'hai dei... E questo è ispirato a un esperimento molto famoso, molto importante in psicologia, e in particolare nello studio dell'attenzione, della visiva. Ed è proprio questo qua, si chiama Moving Dot Experiment. C'hai un insieme di... una nuvola di punti che si muovono, e tu devi capire il centro di massa dove si sposta. Si muovono, non si muovono a caso, si muovono alcuni in una direzione, alcuni in un'altra. Devi riuscire a capire se si muovono per esempio a destra o a sinistra. Uno ti dice il centro di massa si muove un po' più a destra e un po' più a sinistra. E questa è una cosa che gli esseri umani riescono a fare benissimo. Cioè, vedi una nuvola di punti, anche migliaia di punti, e riesci a capire dove si sposta. E una macchina non ci riesce. Se tu vuoi fare una cosa del genere con una macchina, la macchina più potente, il cluster più potente, ci metterà un fattore 1000 di tempo rispetto a una seconda. Insomma, è incredibile, no? Perché questo che cosa vuol dire? Che gli approcci, diciamo, computazionali a questo tipo di problemi sono completamente diversi, oltre che la struttura, la
Andrew, tu, visto che sei nuovo, ti volevo dire che sono altamente informali i seminari, quindi l'idea è che se sono in, cioè, in massima interattività, quindi questa è una cosa che avevo dovuto dire all'inizio, non so se ispirato da questi esperimenti, noi abbiamo pensato a questo setup dove i dots non si muovono, però non c'è un sistema visivo, diciamo, che li può guardare tutti insieme, ma ci sono tanti robot che si possono muovere. Un po' l'idea era di cercare di modellare la corteccia visiva, ma insomma, però senza la pretesa di modellarla davvero, cioè era prendere un po' in qualche idea, perché c'è proprio c'è questo bisogno di astrazione, no? Astrarre, no? Come potete già vedere, in base a quello che dicevo prima, cioè quindi spesso un po' la corteccia viva, decisione di vedere se dopo riusciamo a dire qualcosa anche sui sistemi di insatti sociali. In particolare, come dicevo, quindi studiamo nella prima fase dove c'è soltanto un tipo di puntini e vogliamo che il nostro sistema ci dia una stima quantitativa di quanti pallini neri ci sono. L'idea poi è di passare dopo a capire i pallini neri. Pensavamo che questa cosa fosse molto più veloce, eh? In realtà poi dopo spesso parti in una direzione, poi dire qual è, come vedrete, vi sto raccontando anche una storia di come è andata la ricerca. Adesso entro un po' più nel tecnico per farvi capire proprio le scelte che abbiamo fatto per disegnare, per progettare il task, l'esperimento. Ci sono 10 robot, il numero è fisso, che si muovono in un'arena, qua vedete un po' tutti voi come siete familiari con Evo Robot, quindi vedete un ambiente 2D e una visione dall'alto, quindi quello è un pavimento con delle macchie a terra, tutte della stessa grandezza. I robot si possono muovere liberamente nell'ambiente, poi vi dico bene come è fatto un robot, che tipo di sensori ha, e devono stimare la quantità di pallini, cioè la densità o quantità. In questo caso è la stessa cosa, nel senso che l'arena è di dimensioni fisse, quindi diciamo non è più un parametro, la quantità e la densità rappresentano la stessa informazione. Questo è un robot che conoscete un po' quasi tutti ormai, è il classico robot della famiglia Kepera, questo è l'ultimo arrivato, ed è il fratello piccolo economico, eccetera eccetera. E l'hanno dotato di mille cose, come potete vedere. È molto comodo da utilizzare, c'è cioè Bluetooth, eccetera, eccetera. Mondata delle PFL di Losanna. No, è un robottino molto interessante, non costa tanto, tra l'altro qui al dipartimento ne abbiamo una decina, quindi si possono usare, servirli a puntare. Vabbè, dicevo che per la Light, perché c'ha questa cosa, il robot pensato per muovere su superfici piane o leggermente in pendenza, quindi c'è soltanto due motori che controllano due ruote, quindi quando ha spasso dove vuole, utilizzo due ruote. Quindi come a livello motorio è molto semplice, un po' meno a livello sensoriale, cioè c'ha parecchie cose. C'ha dei sensori infrarosso, quindi anche detti proximity sensor, perché ti danno una stima della distanza di un ostacolo che si presenta in un range sotto 10 cm, non è che guardano molto lontano. Vabbè, va in ordine, vabbè, ho un speaker, questo qui tra gli attuatori però. C'ha ricevitore Bluetooth, c'ha dei LED per emettere, dei LED mi pare a 3 colori, quindi tutto attorno c'è una corona di LED, una telecamera davanti, e poi ci sono delle expansion board come quella lì. Vabbè, comunque è un aggeggio molto interessante, open hardware di un progetto che, infatti, se non mi sbaglio, alcuni pezzi ne ho fatti anche in un laboratorio. Ci sono varie espansioni, noi utilizziamo questo qui che ha delle espansioni, però semplicemente perché ci servono i ground che guardavano a terra, come potete immaginare, per vedere il colore del pavimento, che nel modello base non ci sono, e poi ci serve qualcosa per guardare gli altri robot che cosa facevano, quindi abbiamo utilizzato quella telecamera lì omnidirezionale, che è un modo molto intelligente per utilizzare una telecamera bugia normale e avere invece una visione stereoscopica, no, non si dice stereoscopica, omnidirezionale. Mi metti uno specchietto conico e metti una telecamera, quindi lo specchietto conico ti concentra tutto l'immagine. Ah, qua si vede un po' meglio la schedina dei sensori infrarossi, come vedete ce ne sono tre, noi ne utilizziamo solo uno.
Quindi utilizziamo una versione molto semplice, gli esperimenti come spesso si fa sono soltanto in simulazione, anche perché c'è una buona storia che garantisce un'alta probabilità di riuscire a trasportare gli esperimenti fatti con questo tipo di robot ideale. Quindi una cosa che spesso non si fa, a meno che non ti interessa o implementare una tecnologia o perché non sei sicuro che hai simulato qualcosa e non sei sicuro che la tua simulazione sia fedele alla realtà, e più delle volte comunque non si fa. Come in questo caso, perché utilizziamo cose molto semplici, semplici sensori infrarosso ben modellati in Evorobot, nel senso che vabbè, non entro nello specifico, però praticamente si registrano proprio il comportamento dei sensori reali e si usano quelli direttamente nel programma, quindi non è più una simulazione. Si simula nel senso che non si registra in tutte le condizioni possibili, però poi si cerca, insomma, quindi sono abbastanza fedeli. Quindi utilizziamo gli 8 sensori infrarossi, rappresentati da quei raggi, i 2 motori, un sensore di ground, lo vedete là sulla punta, e una luce, che in realtà non c'è, però scusate che non c'è una robot card, scusate, mi faccio anche implementare utilizzando i LED, però mi serviva così, giusto per capire. E una luce e allo stesso tempo una telecamera per vedere se gli altri robot emettono. E diciamo, quindi questo è il meccanismo molto semplice per la comunicazione tra i robot, che necessariamente ci dovrà essere per risolvere un problema collettivamente. La rete che utilizziamo è... Dopo entro un po' più nel dettaglio, secondo me vale la pena farlo prima o poi, perché non l'abbiamo fatto, visto che spesso le persone si perdono su cose della rete, quindi adesso mi prenderò 5 minuti per spiegarvi come è fatta una rete di questo tipo. Poi vi faccio soltanto vedere la struttura della rete. La struttura della rete è una rete multi-layer per second, un percettrone a doppio stato, dove nel primo stato di solito si mette, vabbè, si disegna sempre di solito mettendo i sensori in basso e i motori, i neuroni motori in alto. Quindi come vedete ci sono gli 8 sensori infrarosso, un sensore che vede, un unico sensore binario che vede se almeno un altro robot ha acceso il flash, quindi non riesce a distinguere uno o due robot in questo caso. Quindi se poi il sensore V0 e 1 vuol dire che qualcuno sta mettendo, compreso se stesso, vede anche se stesso. È un sensore di ground che ti dice, un sensore molto rumoroso, in questo caso abbiamo messo un 30% di rumore bianco, che ti dice il colore del pavimento. Come, che senso il rumore bianco? Il rumore bianco è una variabile gaussiana random che si aggiunge al valore puro del sensore, nel senso che noi codifichiamo così arbitrariamente il valore 0 come nero, il valore 0,5 come grigio, il valore 1 come bianco. In questo caso non c'è, però ci servirà poi nel nostro futuro. E invece di quel neurone, quindi di dargli 0 quando il robot sta guardando una macchia nera e 0,5 quando sta guardando una grigia, gli dai questo valore più o meno 30%. 30%, cioè è una variabile gaussiana che va da 0 a 30, con media 15. E vabbè, questa è una cosa che si fa spesso nelle simulazioni, cioè quando non sai il rumore, cioè non sai modellare meglio il tuo sensore, ci mette almeno un po' di rumore, un po' di una variabile gaussiana, che spesso si trova nel, diciamo, se non c'è un... O quando cucino un pizzico di sale. Esattamente. Un po' di sale. Un po' di rumore. No, esatto. Poi ci sono 4 neuroni intermedi, che adesso vi spiegherò meglio. Poi ci sono M0, M1, l'output 0 e l'output di flash. Se è 1, flash, se è 0, non flash. In realtà non è così, non è 0-1, io dopo meglio come fa. Però quello comanda la flashing activity del robot. Questa è una slide che era la slide che vi volevo far vedere, come funziona una CTRN. Non si sparerà Leonardo, però lo dobbiamo fare prima o poi. Così spieghiamo come funziona una rete. Spesso si dice... Allora, non era proprio esattamente un multilayer per second quello, perché i neuroni intermedi sono colorati per questo di un altro colore. Nessuno hanno delle connessioni di correnti tra loro, cosa che in generale un percettore non c'è.
In secondo luogo hanno una dinamica interna, adesso vi spiegherò cosa vuol dire. Le sitRNA in generale, le reti con memoria, hanno fatto la fortuna della robotica evolutiva, o viceversa, forse più uguali, più senza viceversa. Nel senso che storicamente uno dei motivi per cui le reti neurali non hanno avuto subito un grande impatto, come sapete c'è stato quel decennio buio, eccetera, eccetera, è perché non si conoscevano algoritmi per utilizzarli. Questa è una delle cose più lontane dalla programmazione che può pensare un uomo, una logica strutturata, azioni, eccetera. Cioè c'è una rete che fa delle cose, è possibile programmarla a mano. Il famosissimo algoritmo in generale Delta Rule Backpropagation è riuscita a programmare il percettrone, anzi il percettrone già l'avevano fatto prima, ad estendere quindi l'algoritmo per programmare il percettrone alle reti multistrato, con un livello arbitrario di neuroni intermedi che non dovevano avere ricorrenza. Alcuni aggiusti molto faticosi, tipo nelle reti di Hellman, dove riuscivi con uno stratagemma ad avere delle ricorrenze perché ti copiavi lo stato di un gli stati di uno strato di neuroni al neurone sottostante e riuscivi con un magheggetto a utilizzare il nuovo backpropagation. I primi tentativi di dare una memoria alla rete, altrimenti hai sempre sistemi estremamente reattivi, nel senso che possono fare anche computazioni arbitrarie, ma possono computare su quello che vedono in quel momento, non possono fare computazioni su quello che hanno visto in passato, esperito in passato. Per questo si capiva che c'era bisogno di reti che avevano una qualche forma di memoria, impossibili da programmare, cioè il backpropagation non funziona più, servivano altre cose. Gli algoritmi genetici funzionano molto bene, sono uno degli strumenti più efficienti, migliori per programmare sistemi di controllo basati su memoria, reti neurali con memoria. E vabbè, poi ci sono vari tanti modelli di reti neurali con memoria, un modello molto diffuso nella robotica evolutiva, queste sitRNN, che sono Continuous Time Recurrent Neural Network. Come funzionano? Di solito hanno questa struttura qui, quindi i sensori, livello di computazione massiccia, hidden layer, e il motore. Di solito, ovviamente ci sono spesso tantissime modifiche, poi diciamo, se uno capisce questa cosa per modifiche, sono sempre dei dettagli. Allora, i sensori leggono semplicemente il valore, i neuroni sensori ricevono in input quello che ricevono dall'ambiente, lo passano in output, quindi c'è il mouse, quindi quello che leggi qua va qua, anche detto infatti relay unit, semplicemente ti passa un segnale attraverso, non fanno niente. Infatti di solito non viene chiamata a tre strati, ma a due strati, perché questo strato non fa nessuna computazione. I neuroni di output non hanno memoria, sono delle unità normali. In che senso normali? Sono decisi da questo, diciamo, computano i valori in ingresso secondo queste tre equazioni. L'output del neurone è jesimo motorio, è data dalla funzione sigmoide, la conoscete? La funzione sigmoide è una S, insomma, così. Tra 0 e 1, ovviamente la puoi stracciare come ti serve, però diciamo di solito utilizza così. È interessante, diciamo, è ispirata un po'. Vabbè, la sigmoide si trova in natura in tantissimi fenomeni, in tantissimi fenomeni. È una di quelle, un po' come la gaussiana, la sigmoide, cioè la terza. Vabbè, fa parte della famiglia delle funzioni gamma, che sembra che spiegano veramente tutto lo scimpio umano, bellissimi. Le funzioni gamma sono bellissime. Perché si usa la sigmoide? Vabbè, la sigmoide c'ha questa proprietà interessante, nel senso che ha sia, essendo una S, ha sia questo effetto, insomma, di saturazione sia in alto che in basso, quindi il segnale, qualsiasi segnale arriva, sei sicuro che l'output è racchiuso in un range. E sia una parte interessante perché c'è delle parti esponenziali, sia di decrescita che di crescita esponenziale, e poi c'è delle parti invece un po' più lineari, che è la parte intermedia.
Quindi è interessante perché in un'unica funzione tu hai diverse, cioè ti riesci magari a rispondere linearmente a una zona dello stimolo, esponenzialmente a un'altra, si satura pure. Questo è un po' perché non, i modelli dei neuroni sono complicatissimi. Però diciamo il neurone. Tu dici proprio da implementare? Beh sì, c'è un esponenziale, la vedete lì. La funzione simulata è scritta là nella terza equazione. Vabbè, una divisione. Con esponenziale. Trasformazione. Divisione è vabbè, come una moltiplicazione, no? Beh no, è un po' più costosa, però se tu fai, ti calcoli una volta l'inverso, puoi fare la moltiplicazione per l'altro. Esatto, sì. E l'esponenziale. Sì, c'è l'esponenziale. Però diciamo se va bene la funzione con la funzione lineare, tranne il problema di Henry, non risolvi nient'altro. Che la simulazione non riesce a risolvere, vabbè, questa è un'altra storia. Un'altra storia anche per simulare. Vabbè, quindi la simulazione per una serie di motivi si utilizza. Ho cercato di darvi più o meno un'idea, ma non volevo dire che modella il neurone, non lo vedete, però modella un pezzo di attività del neurone. Poi il neurone è un casino. Forse fra quelle che conosco io, una funzione non complicatissima, assurda, ma abbastanza interessante sono quelle fatte da, proprio a te ne parlavo, di Itzkiewicz, che ha fatto le spiking neural networks e ci hanno praticamente, no? Questa cosa che ho detto in cefalogramma si vede sempre, cioè il fatto che c'è una fase di spike e poi c'è un periodo refrattario e quindi non è esattantissimo, però sembra che già quel modello di neurone lì da solo, quel neurone computazionale, riesce a fare cose molto interessanti, che si va oltre al sistema di memoria, il fatto della raffreddarietà sembra che abbia proprio un valore computazionale. Una linea, come ti accennavo, una cosa interessante potrebbe essere portare in questi modelli che utilizzano veramente neuroni, questo è il neurone più complicato che si utilizza con la sigmoide. Se no, come accennavi tu stesso, già qua c'è problemi computazionali, le computazioni se ne fanno tante e devi stare un po' attento. Però se tu avessi, cioè se porti qualcosa di interessante lì dentro, magari sposti la computazione, magari invece di avere 10 milioni di generazioni, ne hai 1000, forse risparmi, chissà, non lo so, questa è una linea di ricerca secondo me interessante. Quindi se tra un annetto ci potete inserire su questa che lui si stava un po' interessando in questo periodo a modelli di neuroni più biologicamente ispirati. Ispirato anche questo, ma veramente come sono ispirate le reti neurali. Diceva io studio le reti neurali, poi dopo gli andate a vedere una rete neurale una persona qualsiasi, ma noi teniamo stato schifezza, quella ragnatela in testa, no? Ci vuole essere una infatti, almeno sono più interessanti quella da qui. Vabbè, digressione storta ci vuole, ci vuole. Sì, cerca un po'. Almeno per forza fa. Cerca un po'. Come si dice? Caffeine. Spider. Spider caffeine, caffeine spider. Digressione storta, per forza. Immagini. Qualsiasi. Sono praticamente degli studi fatti sui ragni sottoposti, drogati con sostanze. No, raga, ma con varie sostanze. Prendi per esempio questo, ragno normale, marijuana, caffeina, caffeina e da scamocciato. Oppure vedete il la marijuana, pensavo peggio, no? E invece tutto sommato sa che va bene. Aspetta un attimo, vedete la caffè, guardate la caffè, sì, guarda che combinato, cioè questo non capisce, ma come ho sbarellato, vabbè, tipica, no, che mi hai fatto vedere poi prendo 10.000 ragni, mi trovo con il peggio modi. Scusa, questo è hashish LSD? Hashish no, è LSD, ma li fa vedere, guarda, l'LSD è fighissima perché fa soltanto, guarda, c'è soltanto un pezzettino di no, li fa anche, però è molto più sottile questa zona qua. Mi sta viaggiando. Pensavo peggio. Guarda la caffeina, che cazzo fa? Mescalina pure non fa niente, la caffeina è totale. La mescalina non prende più, cioè non lo prendi il caffè. Lo sapevo che sarebbe. Che cazzo fa la caffeina? Ok, smettiamo col seminario. Non mangi di cavolo.
cioè sta più fatto per la caffeina che per l'LSD, l'hashish, la mescalina, cioè la caffeina. Da là ho capito che verrà capotato. Ma sai perché? Perché la caffeina si lega ai recettori dell'ATP. Quindi vedete che è la moneta di aspetta, però c'è da dire una cosa. Che poi se ci pensi l'hashish, marijuana eccetera agiscono più molto più sul sistema centrale. Cioè all'uomo fanno molto più effetto. Anche la caffeina. Beh, ma la caffeina è proprio anche, appunto, come dici te, sì, è un... La marijuana agisce sui recettori degli endocannabinoidi, che penso noi mammiferi ce ne abbiamo di più, un ragno... È quello, appunto! Cioè loro ce l'hanno di più! Invece allora, la caffeina si lega ai recettori dell'ATP, io penso l'ATP ce l'ha pure la cellula più stupida del quindi mondo. Quindi non è ferro in realtà, come confronto. Non è un confronto per... Vabbè, comunque... No, ma è proprio un confronto, non c'è, ma questi sono ragni, non è che... Hai degrado posto, se non c'è tra tutti... Vabbè, ci vuole almeno un nerf moment durante... Assolutamente. Se no, non è storia. E torniamo a questa cosa invece un po' puntosa. Però, vabbè, funzione sigmoide. L'output, quindi, che cosa fa? Fa la sigmoide di quello che ricevono in input. Grande sono le connessioni. Ovviamente qua non sono disegnate tutte. Però sì, diciamo, N01 riceve connessioni da tutto questo layer qui. Quindi gli arrivano 4 connessioni in ingresso, indicate da O grande, più un bias in questo modello di neurone, cosa che tu non volevi mettere, ma ti consiglio fortemente di mettere. L'ho messa. L'hai messo? Ha funzionato? Ha cambiato completamente. No, io ho cambiato. Quindi non era paragonabile. Che tipo di bias? Un bias non è quello classico per la soglia. Il bias non è disegnato, però spesso viene rappresentato come una connessione aggiuntiva. Una connessione aggiuntiva con un neurone che spara sempre uno. Tu la devi immaginare come un peso. Ah, sì, sì, certo. Una connessione con un neurone che spara sempre uno. E praticamente rappresenta l'attività zero del neurone. Cioè se il neurone riceve zero da tutti gli altri. Serve sì. A modulare, a spostare praticamente la funzione sigmoide. Ma tu praticamente sulla sinapsi ci puoi mettere meno qualsiasi valore. Sì. E praticamente crei una soglia per... Però non so se è con la sigmoide, sinceramente, con la funzione gradino, con la funzione segno sicuramente. La stai spostando verso su. Serve per spostare la funzione. Sì, ho capito. In realtà no, risponde più o meno. Tra questi al modelli biologici. Esatto. Questo sarebbe la frequenza di base. Cioè, questo che il neurone... Anche questo, sì. È da 0 a 1 e sarebbe da 0 attività fino all'attività massima, e quindi bias rappresenta la frequenza base. Media normale, sì, di base, senza nessun stimolo. A riposo, quindi diciamo ha un'ispirazione ancora di nuovo biologica. Senza il bias la frequenza di riposo è 0, e qui invece come bias è negativo, no, è positivo. Vabbè, ma no, però il bias, come la maggior parte di questi parametri, pare che da almeno x a più x. Poi ci vuole un'interpretazione, il bias negativo quando è un neurone che va da 0 a 1 non è sempre più un gioco di dire cosa vuol dire biologicamente. No, sì, cioè il discorso è questo, ti ispiri biologicamente a questo, nasce da questa ispirazione qua, da cui il nome, bias. Poi in realtà è perché c'ha una funzionalità poi computazionale importante. Mi sarebbe trasferire le funzioni per calcolare in zone diverse dello spazio. Vabbè. Che cosa si fa? Da dove vengono questi ODJ? Che cosa sono questi ODJ? Sono, come vedete, la sommatoria da 1 a 4, quindi si riferisce a questo layer qui. Dei pesi, delle connessioni che collegano in ciascun IBM a ciascun output, moltiplicati per di nuovo la sigmoide del valore di attivazione del neurone id più il suo bias. Quindi insomma prendi il valore di attivazione di un id più il suo bias, ci fai una sigmoide, lo mandi sulla connessione, lo moltiplichi per il peso, diventa uno dei contributi del neurone di output. Che cosa rimane da calcolare in questa cosa? I valori di attivazione H dei neuroni nascosti, che sono il meccanismo di memoria. Quindi questa equazione c'è la parte interessante, questa è una equazione differenziale, quindi modella la
come cambia nel tempo il valore di attivazione di un hidden neuron. E come vedete dipende dal valore precedente. Secondo, una cosa che è molto importante è questa costante tau, anche detto costante di tempo, perché rappresenta la refrattarietà del neurone, non la refrattarietà, quanto cambia, quanto è reattiva o non allo stimolo. In pratica, se quel valore è zero, allora praticamente si annulla, lo stimolo è sempre uguale a se stesso, è come se è spento il neurone, non guarda più le sue connessioni d'ingresso. Se uno è completamente reattivo, si dimentica la storia passata e risponde soltanto alle connessioni. Quindi, come vedete, i valori intermedi tra 0 e 1 modulano la reattività del neurone. E poi per il resto, come vedete, vabbè, prende le connessioni in ingresso, questa parte qua, le 10 connessioni in ingresso, e prende le 4 così come quelli degli altri. Prende gli altri, compreso se stesso. Quindi c'è una doppia ricorrenza, cioè sia una ricorrenza in se stesso e sia questa rappresentata dalla pozione di differenza. Ci siete? Vabbè, è una cosa semplice, però molto molto potente. Ritorno sull'ambiente, ve lo descrivo un pochino meglio. Arena a dimensioni fisse, griglia nel quale trovi con una certa probabilità, che vale da 0 a 1, ovviamente, un dot, una macchia. Quindi questa variabile globale, che è la probabilità con quale tu trovi una macchia una cella, noi la chiamiamo densità. Anche un po' impropriamente, però questo per me è densità. Quindi se io ho una densità 0,5 mi dà una probabilità di trovare una celletta, un pallino, con 50% di caso. Qua per esempio è una probabilità 0,2. 10 robot possono andare a zonzo, sono puntati quella in quella direzione, si possono muovere liberamente, devono evitare collisioni, ma questo lo vediamo dopo in quella funzione di fitness. Basta, possono segnalare tra loro quello che vogliono loro, abbiamo semplicemente la possibilità di farlo, e possono vedere quando qualcuno, compreso se stessi, segnala. Gli ambienti quindi variano da zero stimolo, ambiente in alto a sinistra, a densità 0 a densità 1, sono sempre da 1. Quindi vedono, diciamo, ambienti che variano comunque un bel po'. Qualche dettaglio sull'algoritmo genetico, questo è quasi standard, diciamo, almeno nel nostro laboratorio. Ci sono, la popolazione è fatta di 100 individui, in ciascuna generazione selezioniamo i 20 migliori individui, ciascuno di questi viene replicato 4 volte. Solo mutazione? Utilizziamo solo mutazione, il 3%, quindi sul genotipo ogni bit ha una probabilità del 3% di essere switchato. Elitismo vuol dire che uno dei padri viene conservato così com'è. Quindi in realtà qua c'è scritto 5, però in realtà è una copia dei 20 individui. Ciascun individuo ha 4 figli e i 4 figli vengono mutati. Il processo dura 5.000 generazioni e questi sono i parametri che controllano l'evoluzione, mentre i parametri di vita, cioè quello che succede durante la vita, e ogni individuo, questa volta quando parlo di individuo intendo l'individuo, quasi come un sistema omogeneo, dove lo stesso sistema di controllo controlla ciascuno dei 10 robot. Quindi quando parlo di individuo, riferendomi al sistema di controllo, mi riferisco a quello che è impiantato in tutti i robot, quindi l'individuo sarebbe il controllore. Ciascun controllore vede 20 ambienti che variano tra 0 e 1 in densità, quindi vede parecchie densità. E per quanto tempo? Per un tempo che varia casualmente, no, non è casualmente, cioè varia casualmente, sì, tra 1000 e 2000. Cioè, in alcuni casi la simulazione dura 100 secondi, in alcuni casi 200 secondi. Nella metà dei casi 100 secondi, nella metà 200 secondi. Questo è una cosa in generale che serve perché spessissimo fanno, se vuoi evitarlo, questi tipi di sistemi utilizzano il tempo, il fatto che fai alla durata fissa, un po' come un trucchetto per fare la computazione. Cioè, magari hanno un processo che potrebbe essere degenerativo,
Però siccome il trial dura un tempo fisso, sapendo dove si blocca in quel momento, non degenera più di tanto. E il fatto di variare il trial è uno dei trucchi per non far utilizzare questo trucco. È una lotta tra sistemi computazionali, l'umano e quello che è. Vabbè, 20 replication sono l'esperimento che mi ha ripetuto 20 volte, quindi sono un po' standard. Un buon numero, 10-20, diciamo, per fare una, per avere una variabilità, per vedere se c'è variabilità nel sistema, eccetera. Ha fatto un po' pallosa, però si spiega abbastanza facilmente. Sulla funzione di T, questa potrebbe essere un po' complicata, però innanzitutto vi voglio dire l'idea. Poi dopo andiamo un pochino a dettagli implementativi. L'idea è che noi chiediamo che i robot flashino, abbiano un'attività di flash, relativa alla densità dell'ambiente. Quindi vogliamo che i robot flashino tanto più quanto più stimolo è presente. Decidiamo arbitrariamente dei range e vogliamo, ispirandoci al neurone, come se vi ricordate questo è sempre uno studio di Swarm Cognition, quindi ispirandoci un po' a quello che diceva prima Andrew, il fatto dell'attività base di un neurone, noi vogliamo che anche quando non c'è stimolo, il nostro robot flashi. Quindi per questo robot, neuron-like robot, vogliamo che il nostro robot c'ha una sua attività di flash. Questa attività deve aumentare man mano aumenta lo stimolo e deve essere coerente con quella degli altri robot. Questa è l'idea che ci dia. Quindi più stimolo, più flash coordinato e una modulazione della tua flashing activity. Quindi che cosa facciamo? Innanzitutto contiamo, definiamo questa cosa del flashing collettivo. Noi definiamo un flashing collettivo, un periodo che passa tra due flashing collettivi. Un flash collettivo è un treno di flash attaccati, cioè se io flasho il tempo è discreto, nel istante di tempo T, se io flasho, tu flash, lui flasha, questo e poi basta, nessun altro flash al tempo T più 3, questo è considerato un flash collettivo. Noi andiamo a misurare la distanza tra flash collettivi, nel senso che non si chiede che la gente flashi nello stesso istante, ma nello stesso momento, cioè nello stesso istante proprio di simulazione, ma che cosa misuriamo quindi? Vogliamo che il periodo medio di questi flashing collettivi sia tanto più piccolo quanto maggiore lo stimolo. E più piccolo, frequenza più alta, stimolo codificato alto. In più, che cosa vogliamo? Questa cosa la misuriamo con una media esponenziale. Questa è una cosa molto interessante. Entro nei dettagli perché molti di voi, forse tranne Leo, comunque si accingono a lui che già le fa simulazioni. Questa è una media, io non l'avevo mai usato, molto molto interessante la media esponenziale, dove tu, quando vuoi misurare in generale durante un trial una variabile che ti serve, vuoi andare a vedere non soltanto lo stato finale del sistema, ma vuoi premiare nella tua funzione di fitness quello che è successo durante il sistema, misurando una variabile, diciamo, spesso quello che si fa, siccome il sistema parte da uno stato casuale, di solito quello che fa all'inizio, nei primissimi istanti di tempo, non è desiderabile, però la domanda è da quando inizia a misurarlo? C'è, ad esempio, che arbitrariamente decide di misurare la seconda metà del trial, però magari il tuo sistema ha bisogno di più tempo di metà per arrivare in uno stato interessante, quindi rischi di punire soluzioni migliori ma che ci mettono più tempo. Insomma, per lasciare un modo interessante di andare a misurare la fitness di una variabile, in questo caso è il periodo, noi vogliamo che il periodo, non all'ultimo istante, ma il periodo in generale, cioè c'è un po' di tempo in cui ti sincronizzi, all'inizio non mi aspetto che per un istante di tempo tutti vanno allo stesso periodo, e poi man mano però ti devi sincronizzare e mi devi rispondere bene. Allora, questo qui lo fai, si può fare molto bene, con una exponential moving average, quindi media esponenziale, lo devi immaginare come una finestra, in cui tende che si sposta e misura il periodo man mano utilizza il periodo che è successo negli ultimi x passi di simulazione. In realtà questo non è una finestra fissa, si può anche fare fissa, però è una finestra che si va sfumando. In pratica
sono tanto più importanti le attività quanto più recenti sono. Cioè io do più peso alle attività recenti, meno a quelle passate. Però questo è un modo di misurare la media, è anche molto interessante perché non devi aspettare che finisca il trial per misurare, lo puoi misurare man mano. Questa è un'altra cosa che può essere positiva, soprattutto quando vuoi fare cose più online. In questo caso ci serve per il debug, una cosa utile per vedere come cambiare il periodo che andiamo avanti. Però può essere utile, insomma vi consiglio di, non so se tu l'avevi mai usata, però noi poi l'abbiamo sovrausata, nel senso che l'abbiamo usata sia per misurare la media, e sia per misurare un'altra cosa che ci interessava, era che ci fosse, quindi non soltanto in media doveva matchare, ma anche che il periodo andasse stabilizzando. Perché succedono cose magari periodo piccolo, periodo lungo, periodo piccolo, periodo lungo, no? Che magari in media va bene, però un'attività, noi invece abbiamo un'attività abbastanza sia sincrona per i vari loro, ma soprattutto abbastanza costante. Quindi con lo stesso meccanismo siamo andati a misurare la differenza tra due periodi consecutivi e abbiamo chiesto di minimizzare questa differenza. Minimizzare la differenza tra due periodi consecutivi vuol dire chiedere di avere un periodo costante, ma dove tu non decidi quanto è il periodo, quello lo decide la funzione di più. Vabbè, queste altre equazioni per dire questo, che noi definiamo la encoded density, la densità codificata dal nostro sistema, come proprio questo è tmin e tmax, decidiamo che il tm piccolo è tmin, è il periodo che noi richiediamo per la densità 0, tm grande è il periodo che noi richiediamo per la densità 1, e questo qui è un modo per premiare gradualmente, linearmente, per le altre densità. In più, che cosa facciamo di questa? Vogliamo che questa densità differisca il meno possibile dalla densità reale, ossia che l'encoded density deve matchare la densità reale. Quindi noi chiediamo che il nostro sistema calcoli 0,2 se la densità reale è 0,2. E in più vabbè, questa phi è per bloccare la funzione tra 0 e 1. Questa qui è la componente che premia quindi la densità codificata. C'è un'altra componente, che è questa, che premia invece, come dicevo prima, la regolarità. Quindi abbiamo regolarità ed encoded density. Chiediamo due cose al nostro sistema. Come spesso si fa, facciamo il prodotto tra le due componenti. Scusate, questo era un po' pallone, però era per... E voilà. Qua vado veloce, tanto lo conoscete un po' tutti. Sulla destra trovate tutti i neuroni. In rosso i neuroni sensori, in grigio gli idem, in blu i motori. Questo qui è uno screenshot in cui questi robot stanno flashando, quelli gialli, quegli altri no. Il flashing collettivo lo vedete qui. Il flashing individuale di uno dei neuroni selezionato lo vedete qui. In questo caso, come vedete come quanto è rumoroso il ground, quel 30% di rumore bianco che dicevo. Quindi come vedete questo robot sta, quando è molto basso vuol dire che sta vedendo nero, quando è alto sta vedendo grigio, quindi sta girando su se stesso, lo vedete dai due motori, perché un motore è fermo e l'altro ha massima attività, quindi sta girando su se stesso il robot. Gira su se stesso e sperisce quindi un po' di macchia. E poi vabbè, così per farmi uno speech, perché se c'è tempo vediamo un po' il robot in funzione per far vedere come fa il sistema di risolvere il problema. Abbiamo fatto 20, come vi dicevo, 20, nei 20 evolutioni run soltanto 9 hanno raggiunto performance interessanti, per gli altri performance sia abbastanza alte. Negli altri 11 casi, quello che faceva il sistema semplicemente sparava sempre una frequenza, sempre a 0,5 per esempio, e quindi è un sistema dummy, nel senso che ignorava lo stimolo. Qualsiasi stimolo c'era, sparava sempre la stessa. Invece circa la metà, 9 su 20, hanno avuto prestazioni interessanti. Andandoci a guardare un po', abbiamo visto che si erano create due famiglie, due grosse famiglie di soluzioni qualitativamente diverse, ma a livello di prestazioni non tanto, infatti sono mischiate queste prestazioni. In particolare abbiamo analizzato i due migliori, sono due famiglie diverse, il 4 e il 19. Come detto, performance abbastanza alti sia per quanto riguarda la componente che della fitness che premia il matching tra densità reale e densità codificata, sia quello per la regolarità. Vedi che è sempre meglio dell'IKEA, quindi si contenta. Abbiamo analizzato due tipi di strategie diverse e le abbiamo chiamate strategia
eccitatoria e strategia inibitoria. Qua l'avevo messo perché per farvi vedere una simulazione, ma vedo, mi sa che devo iniziare a tagliare perché vedo proprio stanchi. Quindi no, accelero un pochetto. Vi volevo far vedere. Allora, sì, te la faccio vedere un attimo la simulazione. Quindi prendo il migliore. Allora, queste qui più o meno, qua vedete un grafico durante le, della fitness, durante le evoluzioni dei 20 anni. Come vedete, una serie, quelle più basse sono quelle che, perché non fanno nulla, sono circa 11 simulazioni che rispondono sempre alla stessa densità. Invece nella zona più alta vedete simulazioni che hanno dato risultati più alti. 0,87 è il massimo, che non si vede quando non è delineata tutta, però diciamo cresce molto lentamente. Cresce abbastanza velocemente la mia fase, poi molto molto lentamente fino alla generazione, questo in questo caso non arriva a 5000. Era un'evoluzione analizzata a un certo punto. Ti stoppi 30 secondi? Scusa? Ti stoppi 30 secondi? Sì. Vai. Ah, per quanto mi riguarda poi... Allora, quindi vediamo un pochettino una strategia, il migliore individuo della famiglia che ho chiamato l'eccitatore. Abbiamo diviso due famiglie, soluzione eccitatore e soluzione inibitore. Allora, come vedete, vabbè, questa qui è una densità intermedia, la vedete la densità scritta qui, black spot density 0,57, 0,58. Questa qui è la densità dei pallini neri. L'ambiente, come dicevo, ha dimensioni variabili. E... come vedete, i robot girano su se stessi. Questa qui è una cosa quasi inspiegabile, cioè ci siamo ammattiti noi. Perché noi in teoria volevamo un sistema. Perché è una cosa che è interessante fare quando fai un sistema di robotica evolutiva, ma non farlo troppo, altrimenti ti incastri, è dire quando fai un setup, ma che cosa faranno questi robot? Allora io mi aspettavo questo robot, ognuno di questi robot, magari si faceva un giretto, si faceva la sua stima, diceva 7, 0,7, altro diceva no, 0,5, vabbè, fammo 0,6. E non se ne parla più, no? Quello che faremo noi, cioè uno ti dice stimami la densità di questo campo sportivo di macchie nere. Se tu non puoi guardare, che solo guarda a terra, perché questo può fare il robot, quindi non puoi fare il movimento a testa, te ne vai in giro, no? Ti dai una stima, poi a un certo punto dirai a qualcun altro, magari a qualcun altro gli dici tu esplora di quella zona, cioè l'essere umano fa delle strategie un po' più razionali. E loro no, stanno fermi in loco. Cosa che ancora, abbiamo delle spiegazioni, ma infatti le anticipo le domande. Abbiamo delle spiegazioni, ma... non così convincenti. Cioè, una spiegazione potrebbe essere: siccome ci sono 10 robot, si vede che statisticamente il fatto di siccome sono posizionati casualmente nell'ambiente, sono posizionati in modo tale da campionare abbastanza bene l'ambiente, quindi loro non hanno bisogno di andare in giro. Cioè, nel senso che il fatto che ci sono 10 robot in una posizione casuale ti permette di vedere, magari localmente sicuramente vedi uno stimolo che non è detto che rappresenti, perché se io prendo questo robot qua e lo metto qua, questo robot sta vedendo niente, quindi è uguale alla situazione in cui non c'è proprio stimolo, quindi quel robot lì da solo mi darà una stima molto sbagliata, però questo qui invece mi sta dando lo stimolo, cioè vede lo stimolo dell'ambiente a densità 1, quindi però forse una spiegazione è quella che si media questa roba, cioè perché la probabilità di, proprio come è definita la densità, la probabilità di esperire uno stimolo in una certa, in una determinata zona dipende dalla densità, è la stessa cosa. Quindi questa qui potrebbe essere una spiegazione. Per vedere questo, in teoria uno dovrebbe fare il numero di robot sistematicamente in modo tale. È una cosa che un po' abbiamo fatto, però diciamo non abbiamo approfondito più. Scusa, ma non li puoi forzare a muoversi? Volendo sì, cioè questo è quello che ci dicono tutti. Tu lo fai nella componente di fitness, puoi metterti di muovere. Però comunque la nostra idea non era... No, non è che... dargli un po' più importanza al fatto di muoversi, cioè non è che li devi obbligare a muoversi, però è come se gli dai dire dai per fare facilmente nella però la stimano bene la densità, sì. È incredibile, però il problema è cioè il fatto che uno per questo non l'abbiamo messa inizialmente, ci siamo pure perché tu pensi a una soluzione, come se dicevamo se hai una vita ti dice ci sei.
Ah, essere, vabbè, non è per il seminario. Niente. Non dico niente. Ah no, oppure. Lo vogliamo partecipare. Dille sì qui, gli mandi il coso link di Justin Bieber. Ok. E poi gli mandi anche la password. Ma perché serve la password per entrare sì. su? Sì, per ora l'ho chiuso il canale. Ah. E la password come si fa a sapere? Sto construct. No, la gente che. L'ho sono messa apposta. Sì, poi ovviamente uno potrebbe in teoria spammare la password, però. Vabbè, l'ho voluto fare così per provare all'inizio, però. Sì, sì, poi sentimi più tranquillo da un po' di stronzato. Però lo possiamo aprire se vogliamo, non è un problema. Anche vabbè, non ti mettiamo quello su YouTube. Che volevo dire? No, la cosa che vi volevo dire, questa è una cosa interessante sempre. Uno, nella funzione di fitness, dovrebbe mettere, è un po' particolare, perché la robotica evolutiva in generale, tutti in generale sono interessanti, perché tu programmi scrivendo la funzione di fitness, programmi il tuo sistema di controllo, e poi le lasci esplorare. Se tu soprattutto vuoi fare, come in questo caso, vuoi capire quali possono essere i meccanismi che spiegano una collective perception di uno stimolo, non devi dirgli direttamente di trovare una soluzione, non è che puoi programmare quello che io mi aspettavo. Vai in giro, poi leggi, altrimenti stai facendo robotica classica. Quindi tu devi dare delle pressioni. Le nostre pressioni ci sembravano ragionevoli, cioè erano, ed erano ispirati a cercare di fare qualcosa simile a quello che fanno i neuroni. Ma non dobbiamo dare di più. Cioè il neurone, vabbè, uno il neurone non si muove, però magari la formica sì. Però noi non volevamo modellare questo, quindi il fatto che non l'avevo messo inizialmente andava bene. Poi il fatto di volerli fare muovere, la nostra bias umano, è il fatto che tu vuoi vedere qualcosa che tu capisci. Quindi è una cosa che non necessariamente devi fare. Cioè magari se pensi, cioè se il sistema ti dà soluzioni subottimali e pensi che quello sia una cosa importante funzionalmente per raggiungere una potenza computazionale, allora ha un senso farlo. Ma in questo caso no. Il sistema comunque trova delle buone soluzioni. Quindi basta. Sì, è una condizione che minimizza. Sì, riguarda anche il fatto che se si spostasse no. Avrebbe più probabilità di morire, per esempio. No, anche perché. Secondo me è proprio una questione della risoluzione temporale del meccanismo che hanno per contare. Se si spostassero sarebbe molto difficile comunicare il fatto di averne, non so, 5 o 6 quando. Esatto, è proprio, più complicato. Sì, ma è proprio più complicato. Forse funzionerebbe se si spostassero molto lentamente e quindi. Cioè, sì. Poi devono. Così campionerebbero. Non so. Poi c'è un'altra cosa che è un po'. Ti giustifica quello che stai dicendo. Non stanno veramente fermi. Che stare fermi vuol dire stare fermi. Loro si stanno girando. Stanno girando su se stessi. Quindi comunque una zona la stanno esperendo totalmente. Quindi questa qui si vede che esperire quel tipo di area lì. Ma loro quanti quadratini vedono? 4. E se stanno avendo quel comportamento vedono. No, un quadratino. Allora una cella, una macchia è iscritta in un quadratino. Come vedi praticamente c'è una griglia. Sì. Quindi un robot, se tu prendi. Loro stanno vedendo il punto. Questo robot di vede. Fronte. Sì, vedete questo. Vede soltanto. Allora il sensore. Ah, il sensore sta messo qui, sulla punta. Sì, okay. Quindi praticamente questo robot qui, qui sta leggendo 0,5. Adesso, infatti come vedete, G è alto là. Quello è 0,5 più il 30% di rumore. Adesso vi faccio ripartire. Quando questo robot vedrà qui, passerà da qua sul nero, vedrà 0. Capito? Quindi è la punta che esperisce. Sì, quindi essendo però dei quadratini, loro quanto sono grandi? Sono grandi. Loro sono un po' più grandi del quadrato, quindi vedono un po' più di un quadrato, in media. Vabbè, no, girando ne vedono un bel ne po'. Ne vedono 4? Ah, sì, sì. Più di 4. Più? Guarda un attimo l'uomo centrale che sta... Vabbè, perché allora, sono aspettate, prendo questo lo metto qui, no? Vedete? Se lo metto qui ne vede 4. Esatto, se sta al centro dei 4. Ne vede 4. Però no, ne vede 4. Al massimo 4. Al massimo 4. Se lo metto. Piatto qui sulla punta. Quindi... Oh, oddio, se lo metto qui. Tu lo metti esattamente sopra uno. Devo vedere di più, siccome è un po' più grande. Esatto, quello è il fatto. Vedete, se lo metto, ha ragione. Se lo metti esattamente al centro di un quadratino. Se lo metto al centro, ne vede 4. No, ma se lo metto il quadratino, non dovrebbe vedere di più perché il quadratino stesso non lo vede. Non lo vede. Quindi vede. Ne dovrebbe vedere forse.
però no. No, no, è perché non è, perché non è quadrato. Scusa, come sopra il codice d'accesso qual è? Starz Plus. Potrebbe vederne 8, anche se è un po' esagerato. Va bene, comunque. Comunque parecchi, cioè non sono pochissimi, esatto, quelli che quindi, sono tanti robot. Questa qui è una cosa, quindi, perché ci ha fatto un po' ammattire, poi non abbiamo voluto, cioè sarebbe stato dirigere la ricerca così arbitrariamente verso un modo di fighter spostarsi senza funzionare. Mi sarebbe metterli all'inizio tutti insieme. Sì. In una zona, perché per esempio. Sfruttano il fatto di. Esatto, muoversi, esatto, cioè esatto, di stare un po' a cavolo. Cioè la stima probabilistica del semplice fatto che tu continui intorno a te, siete tanti. Un altro modo è anche quello di variare la dimensione delle macchie, se ci pensate. Sì, c'è qualcosa che rende. Cioè se io metto le macchie e le rendo molto grandi, per dire, allora la stima locale inizia a essere troppo poco rappresentativa. Vabbè, questi qua sono tutti aggiusti che uno potrebbe fare nella direzione di dire perché non si muovono. Se ti fai questa domanda, le risposte le dai. Le risposte adesso, diciamo, a me bastano queste, che abbiamo già trovato adesso insieme. Bastano queste, poi non era l'obiettivo primario della ricerca. Però se uno volesse indagare di più, dovresti fare questo tipo di ricerca. Lo fa una cosa un po' metodologica oggi, così un po' farvi vivere. Anche perché è un lavoro aperto, quindi. Se vado io, no? No, così facciamo pure il debug della stima. È un casino. Allora, analizzare un sistema, una CTRNN, ma già capire che cosa fa una rete neurale, primo TG che sapete bene, è difficile. Capire che cosa fa una rete neurale messa dentro un sistema di controllo di un robot che si va in giro è difficilissimo. Capire che cosa fa una rete neurale con dinamica interna, con connessioni correnti, messa in un robot che vive in un ambiente dove ci sono altri robot, no, è molto difficile. Molto, cioè guardi qua, vedi quello che succede, dici ok, sì. Ah, una cosa che non vi ho detto è come è codificato, così giusto perché sempre per ispirati dai neuroni biologici un po' da questa storia dello spike, abbiamo codificato. Come vedete il flash, per esempio il flash di questo individuo, lo emette e poi va subito di nuovo. Noi facciamo flashare, un attimo, quando, questo qui è 0,5 questa linea rossa, quando il neurone supera 0,5. Allora in quel momento mette uno spike. Esatto. Era un po' per rendere l'idea degli spike al neurone. Si vede che il flash non è tutto allo stesso tempo. Sì, come vedete qui sono sincronizzati. Questa qui è la visione. Questa qui è la visione. Come vedete, in questo caso flashano in 2-3 time step. Qua c'è qua un po' di più, qua un po' di più. Nel senso che sono abbastanza sincronizzati, però a volte non riescono a flashare nello stesso time step, se ne prendono 4-5. Quindi quel. Sì, non è perfettamente sincronizzato, ma quasi. E questo qui, no? Questo qui è durato di più, questo flash in collettivo, qua invece sono più sincronizzati. Vabbè, era questo qui era un po' per farvi vedere, insomma vabbè, sia come il sistema, sia tutto passato ore e ore insieme al video a cercare di capire che cosa faceva, e vabbè, il trucco, cioè una cosa abbastanza semplice di questo sistema è che, cioè quello che fanno di interessante è sul fatto la comunicazione, nel senso che tutti hanno lo stesso comportamento motorio, quindi questo lo rende un po' più facile da analizzare. A livello motorio io esperisco una cosa, ho una stima locale, in base a quanto nero vedo, se andate a misurare più o meno l'attività di flash del singolo individuo, dopo ve la farò vedere, ed è abbastanza, cresce abbastanza linearmente con la quantità di nero che vedo. Quindi c'è una stima locale. Però localmente il robot non ce la fa a risolvere, sia perché non è stato evoluto in questo caso, e sia perché localmente con quel comportamento, come dire, lo metto in questa, non ce la potrà mai fare se lo metto qui il robot, perché qua vedrà, come dicevo prima, la zona. Quindi quello che c'è da analizzare è la comunicazione. Come metto il flash, che cosa me ne faccio dei flash che ricevo. Finché guardi qua è molto difficile. Quindi una cosa che si fa soprattutto in sistemi come questi,
con tutto questo livello di interazioni, ricorrenze a tutti i livelli, e fare stime indirette, perché la singola analisi ti dice poco. Poi magari ci torni sulla singola analisi, però le ipotesi spesso le fai facendo stime, analisi statistiche. E una che ho imparato, questa prima, ripeto, con un taglio metodologico, ma molto molto potente, è, vabbè, i boxplot. Boxplot sono, vabbè, uno strumento per fare analisi statistiche molto potente. Qua vi descrivo un po' come è fatto. Allora, qui abbiamo sull'asse X le densità. Essendo un sistema artificiale, è stato evoluto con 20 densità, ma puoi cambiarle arbitrariamente quanto vuoi. Qua in questo caso abbiamo utilizzato 50 densità diverse. Quindi ciascuno di queste barre, di questi box appunto, rappresenta il valore di una variabile per quella densità. Perché è fatto box? Perché noi abbiamo fatto 200 trial per ogni densità, 200 prove per ogni densità, siamo andati a misurare asse Y le performance. Quindi nel boxplot, in un unico box appunto, hai la mediana del valore delle performance per la densità 0,1 in questo caso. Questa qui è la mediana. Poi hai questo, la parte alta del box rappresenta, la parte bassa del block rappresenta il secondo quartile, ossia la zona nella quale ricadono il 25% delle performance. Vabbè, è una cosa un pochino tecnica, adesso non so se volete che entro ancora più nel dettaglio, però in pratica il boxplot ti dà in un unico diagramma, ti dà un sacco di informazioni che ti dice come è distribuita la tua curva di performance. Allora, come vedete qui, che cosa siamo andati a misurare? Ci sono 4 boxplot, ognuno di un colore diverso. Allora, la componente blu, verde, a parte da questa verde che si vede un po' poco qui sopra, vedete dei boxettini verdi? Questi qua si vedono un po' meglio, questi sono verdi, rappresenta la regolarità. Quindi quando è alta, vicino a 1, vuol dire che è molto alta. Come vedete all'inizio è un po' più bassa, quindi vuol dire che per densità basse hanno un po' più difficoltà i robot a sincronizzarsi. Inizia a fare delle osservazioni guardando questi box, cosa che per guardare ti ammattisce, se lo vuoi guardare come vi dicevo prima. Però per il resto, diciamo, abbastanza costante, è sempre molto buona la regolarità. Questa qui è quella verde. Cosa invece un po' meno è la componente 1 della fitness, ossia la densità. Questa qui, praticamente questa qui ci indica quanto sta matchando bene il nostro sistema alla densità corrente. Abbastanza buona, più rumorosa perché come vedete i box sono più grandi, quindi vuol dire che c'è più variabilità e dipende evidentemente da come sono posizionati i robot. Se sono posizionati, per esempio, sono sfigati, capitano su una zona nera in una densità bassa, risponderanno male. Però è abbastanza alta per densità basse. A un certo punto succede un fenomeno, però, che è questo. Cioè, dopo la densità 0,6, cioè, vedete questa valle, cioè, cadono un po' le performance. Per qualche motivo da 0,6 in poi non riesce a rispondere bene, fino a 0,8 circa, il quale risponde benissimo, e poi ricrolla. Perché? Perché, vabbè, la componente rossa è semplicemente la fitness, il prodotto di blu per verde, quindi vi dice la fitness totale. Però, alla fine, come vedete, la fitness esegue un po' la componente blu, perché semplicemente la verde è quasi sempre statica, no? E deve essere sempre alta. Quindi quello che va analizzato è che cosa succede alla componente blu. Quindi le performance sono passate in questa, cioè questa valle, perché? Perché evidentemente l'encoded density ha dei problemi a un certo punto. Allora che abbiamo fatto? Ci siamo andati a plottare, questa è stata la cosa più significativa, anche i boxplot dell'encoded density, che sono questi arancioni. Cioè, quindi questa qui, la linea rossa è quella ideale, cioè il sistema ottimo, perfetto, risponde 0,1, lo score è 0, l'encoded density è 0,1, quando la densità è 0,1, è quello che chiediamo noi, chiediamo esattamente di codificare lo studio. E quindi per questo questa bisettrice, la bisettrice, questa linea rossa. Come vedete, fino a 0,6
stima abbastanza bene. C'è il rumore dovuto alle posizioni iniziali, però segue abbastanza bene linearmente questa crescita lineare, no? A un certo punto c'è questa specie di S, una specie di sigmoide che vedete qui, e poi c'è una saturazione, effetto di saturazione. Cioè da 0,8 in poi risponde sempre 0,8. Cioè non riesce ad arrivare verso quello che chiamo T-max, cioè il periodo massimo, non riesce a accelerare più di tanto. Cresce linearmente, poi c'è una fase di transizione che la porta a rispondere. Perché? Che succede? E qua siamo andati, però facendo già delle ipotesi, cioè saturazione, cioè quindi questa qui ci ha aiutato tantissimo, facendo questo test che mi fa di generalizzazione, perché siamo andati a vedere su più densità che cosa succedeva. E poi siamo andati a fare l'elettroencefalogramma ai nostri robot. In particolare poi abbiamo analizzato due robot presi in due condizioni diverse, nello stesso ovviamente trial. E vabbè, che cosa succede? Questa qui è l'attività del neurone di output, che guida l'attività di flash. Come vi dicevo, c'è un flash quando il neurone supera 0,5, quindi in questo caso sta emettendo un flash. Questo è indicato da questa linea nera. La linea grigia è la zona in cui percepisce un flash, quindi vuol dire che in tutta questa zona questo robot sta vedendo flashare qualcuno, da se stesso o qualcun altro. Non ve la faccio troppo lunga, però ho analizzato questi due robot, questa qui per una densità di 0,2, la densità bassa. Allora, per densità bassa, quindi in quella zona dove la crescita è lineare, c'è un meccanismo, la strategia l'abbiamo chiamata eccitatoria, perché quando un neurone flasha, quando un robot flasha, induce il flash in tutti gli altri. Come vedete, l'attività qua stava crescendo più lentamente. Però siccome il robot di sopra invece ha flashato perché è superato 0,5, questo ha indotto a flashare molto più velocemente il robot di sopra. Quindi ha eccitato l'altro. No, vedi che la densità è più alta, quindi accelera. E quindi c'è un meccanismo di eccitazione, anche detto nei sistemi organizzativi il positive feedback, il feedback positivo. Nei sistemi di auto-organizzazione di solito ci sono sempre, cioè si dice che un sistema organizzativo, uno delle proprietà che deve soddisfare un sistema auto-organizzativo deve avere positive e negative feedback. Quindi se un sistema di auto-organizzativo che fa qualcosa collettivamente, ma non è semplicemente la somma di strategie individuali, ma c'è qualcosa di collettivo, devi trovare un positive e un negative feedback nella collettiva. Questo è il feedback positivo. Se io sparo, sparo anche tu. Fare per come cosa. Però dove sta il feedback negativo? Cioè questo non basta, perché se ci fosse soltanto questo meccanismo, allora sarebbe un rincorrersi continuamente, un eccitarsi continuamente, un sovrastimare lo stimolo. Ma la cosa interessante è che siccome questo stesso meccanismo di positive feedback che tende a far flashare gli altri, allora quando io flash, induco a flashare questo, ma questo flasherà nel time step successivo, infatti lo vedete che sta dopo, flasha dopo, perché sono stato indotto a flashare e flasherò al time step di dopo. Se c'è qualcuno che stava ancora più indietro, qui non sono un segnale di tutti i 10 robot, flasherà ancora dopo. Quindi più chi ha flashato è sovraeccitato, sta vedendo uno stimolo più alto rispetto a quello che stanno vedendo gli altri, tanto più durerà il flashing collettivo. Cioè, invece, quanto più la gente sta vedendo gli agenti stanno vedendo lo stesso stimolo, tanto più saranno sincroni, flasheranno in maniera sincrona. La durata di questo stimolo collettivo tende a far rimanere alto, come vedete qui dura parecchio lo stimolo collettivo, vedete la banda grigia, tende a far rimanere alto per più tempo la curva. E quindi questa gente che evidentemente sta vedendo uno stimolo più alto, perché come vedete ha un'attività di flashing più alta, cioè è modulata la presenza dello stimolo, modula l'attività di flash, tenderà a essere ritardato. Cioè perché il discorso è che io flash, per riflashare devo ritornare su e poi devo risalire su, quando supero 0,5. Allora se però qualcuno, i ritardatari, che stanno vedendo uno stimolo, mi tengono alto, io avrò bisogno di più tempo per tornare giù, per poi risalire. Quindi questo, la durata del induce il feedback negativo. Quindi quelli che non vedono, quindi è una strategia eccitatoria. Se io flash tu flash, ma siccome tu sarai più refrattario,
cioè ci metterete più a flashare perché state da un'altra cosa, state per i cazzi tuoi. Mi rallenterà, rallenterà a me invece che sono quello che sta prendendo stimolo. Quindi positive, negative e match. Questo è quello che ci sembrava facendo per il cioccolato. Per essere più sicuri di questo, vabbè, innanzitutto siamo andati a vedere per un'altra densità che cosa succede. Quindi questi sono messi vicini, quindi, questo è quello che vedevamo prima, è 0,02. Qua è una densità molto più alta, quindi siamo nella zona della S, no? Quella zona. Che cosa succede? Succede sicuramente qualcosa di diverso. Qua lo vai a vedere abbastanza facilmente, i neuroni si dividono in due popolazioni. Siccome lo stimolo, stanno vedendo tutti molto stimolo, allora fanno a gara, competono per chi deve flashare di più. E che cosa. Però il fatto che flashi per primo tende, e lo vedi qua, lo vedete il fatto che sono alternate le curve, no? Vedete questo pattern alto e basso. Il gruppo di neuroni che flasha, di agenti che flasha prima, per il fatto che ha flashato prima, tenderà a flashare dopo, nel pattern successivo. Insomma, questa strategia qua che abbiamo descritto prima, dopo una certa quantità di stimolo si rompe. E tutti flashano molto, ma vanno a saturazione. Questo qui è indicato, non è ancora più in dettaglio, però è indicato da questa curva qua. Quello che succede, questo lo siamo andati, non eravamo ancora soddisfatti, questa spiegazione, perché è sempre un po' così, e siamo andati a misurarla. E quindi abbiamo fatto questo grafico in cui abbiamo variato sistematicamente il numero di neuroni e qua vedete tutte le curve, da quanto più scura quanto più roba ci sono. Quindi questa qui è la curva, quella più scura durante l'evoluzione, no? E questa qui sono delle medie, è soltanto la curva delle medie, non c'è tutto il box. Però come vedete segue abbastanza bene l'andamento teorico e poi c'è quell'effetto di saturazione lì. Quindi se è vero questo meccanismo che noi abbiamo ipotizzato, quanti meno robot ci sono, tanto meno si eccitano e tanto più sottostimano lo stimolo. Ed è esattamente così. Se metti meno robot, sottostimano. Più robot meno, più si eccitano fino a matchare la densità. Però più ce ne metti, più si saturano. No, il meccanismo di saturazione, quello comunque. Cioè, anche se aumenti di più il numero di robot, comunque il meccanismo di saturazione, quello è un po' come la sigmoide, infatti è un po' a sigmoide, è un upper bound, oltre quello non puoi andare. Per curiosità, con fino a 3-4 robot, sì. Si muovono o restano sempre fermi? No, il comportamento è sempre lo stesso. Anche con un robot soltanto? Un robot, gira su se stesso. Sì, no, perché è stato evoluto così. Cioè, nel senso che tu evolvi un sistema, 10 robot a fare qualcosa, proprio il robot lo lasci da solo. Ah, okay. Non lo sa, non ci sono gli altri, non, certo, cambia, non modula la sua strategia. Okay. È lo stesso. L'evoluzione è fatta con tutti gli altri, questi sono. L'evoluzione è fatta con gli, questo è un test. Okay. Un test per verificare se avevamo capito bene la strategia. Ma non è che provare a evolverlo con 3-4 sì. Noi abbiamo avuto anche con un robot, tendevo a fare cose diverse. Sono studi che di solito si fanno preliminari, però ovviamente le variabili sono talmente tante che. Strategia inibitoria. Colpo d'occhio, trovate. Questa è una strategia qualitativamente molto diversa, lo vedete subito, ma le performance sono quasi le stesse, e anche l'andamento, stranamente. Questa è una cosa molto strana, mi ha sorpreso molto. Come vedete, è più o meno il box fatto come quello di prima, non è, ovviamente cambia un po' qualche quantità, ma qualitativamente è lo stesso. La strategia è inibitoria perché quando flasha un neurone, in questo caso questo ha flashato perché ha appena superato l'attività, tende a spegnere tutti gli altri. Anche se stesso si abbassa, quindi l'esatto contrario, inibisce il flashing degli altri. Infatti in questa strategia, se lo guardate, flasha sempre solo un robot, al massimo due, ma sincroni. Non succede mai che uno flasha in un time step e nel successivo flasha un altro. Quindi inibitoria. Allora, questo è il feedback negativo. Cioè, quindi cosa fanno questi robot? Chi vede uno stimolo, competono per il primo che flasha, però l'altro ammazza gli altri. Quindi è una strategia completamente diversa da quella di prima. Ed è sorprendente che le performance sono le stesse. Quindi evidentemente c'è un feedback positive-negative più astratto, simile a quello di prima, che induce le stesse performance, ma qualitativamente diverso. Una cosa stranissima. Quindi che cosa succede? Quindi questo è il. Abbiamo trovato il. Quindi questo è questo qui è il positive comunque, anche se inibisce, però comunque. È il positive feedback, perché io flasho, comunque agisce direttamente sugli altri. Sì, quindi è quello che tende a, cioè comunque
questo meccanismo, ovviamente uno flasha tanto più sempre quanto più stimolo vede. Quindi comunque la cosa positiva, cioè io vedo stimolo e tendo a flashare di più. Quindi comunque c'è questa tendenza. Però manca l'altro feedback per modulare, come al solito, perché un sistema sia auto-orientativo. In questo caso non può essere assolutamente quello di prima, perché il periodo dura sempre, o uno o due, no? Il periodo, il flash in collettivo. Come vedete sono abbastanza simili qua le curve, per densità diverse. Cambia il periodo, ma sono simili, no? Cioè arrivi sopra e spegne tutti gli altri, arrivi e spegne. Però che cosa fa? Qua non sono riuscito a trovare l'individuo, il nuovo robot, quindi ve lo descrivo. Doveva essere la strategia 19, però. Aspetti. Dovrebbe essere questo, però non... Ma come vedete flasha soltanto un individuo. No? In questo caso flasha quello lì, lo vedete pure, flash in collettivo. Vedete, appena arriva sopra flash e spegne gli altri, quindi vedo che abbiamo visto. Ora qui non si vede, però, quindi non riusciamo a capire dov'è il feedback negativo. Cioè, come fanno i robot, cioè, perché in questo caso, con questa strategia, il robot che vede più stimolo tende a dominare gli altri. Perché se io vedo, mi metto su una zona dove vedo tantissimo stimolo e gli altri ne vedono di meno, sarò sempre io a comandare. E quindi, però questo qui è una cosa strana, perché se capita un robot su una zona con molti pallini neri, anche con una densità molto bassa, può succedere, in teoria la densità deve crescere molto. No? Ci siete? Cioè se io metto questo robot qui e poi tutti gli altri li metto sul bianco, cosa che può succedere, no? Questa qui è una densità bassa, però lui, questa qui è la stessa situazione del caso in cui l'ambiente è tutto nero, perché questo qui tenderà a flashare, come vedete sta flashando lui, perché è quello che vede più stimolo, no? Quindi chi vede più stimolo flash. Però allora come fa ad avere il feedback negativo? Cioè come fa a modularsi? E qua ci sono un po' mattini. Allora, non sono riuscito a trovare l'individuo, questo non è un individuo ottimo. Però quello che fanno, una cosa molto interessante, all'inizio del trial i robot, mi spiace non farvelo vedere, però si spostano. Non sempre però. Si spostano e tendono ad si spostano per un periodo, in una direzione casuale, fanno tipo così. Si spostano un po' e se ne vanno in un'altra zona, poi si fermano e continuano il loro comportamento. E comanda quello che vede più. Quindi diciamo al regime, quando sono fermi i robot, è sempre, comanda chi vede più stimolo. E quella è la densità codificata dal singolo. Però questo spostamento, ci hanno detto, ma allora non è che questo è il negative feedback, in qualche modo questo spostamento lo riescono a... Era come se cercano di spostarsi per andare in una zona in cui... È un po' strano, però cercano di andare in una zona in cui lo stimolo che vedono in quella zona è rappresentativo, lo stimolo localmente è rappresentativo della densità globale. Come lo fanno esattamente non lo sappiamo, però fanno così, perché questo lo siamo andati poi a misurare un'analisi simile a quella di prima, le performance, e abbiamo visto che fanno esattamente così. In questo grafico vedete, focalizzatevi prima sulle due curve più alte, anzi prima su quelle più basse. Vedete, innanzitutto, queste qua sono le due curve con un robot, e la curva più chiara, vabbè sono simili, comunque sono le due curve in cui il robot... Noi l'abbiamo bloccato il robot per vedere se era funzionale questo spostamento. Abbiamo bloccato il robot, cioè non ti muovi più, muovi solo su te stesso, non te ne vai alla zona sull'inizio. Per quanto riguarda il robot singolo, questo è ininfluente, perché se si sposta per un'altra zona, alla fine non si spostava proprio, cioè stava stando fermo, o meglio, se lo forzavamo a bloccare ovviamente stava fermo, ma se non c'erano altri non si spostava, rimaneva fermo. E ovviamente le performance sono uguali. Nel caso di più robot no. Se questa qui sono le performance normali, no? Quelle durante l'evoluzione. E come vedete matchano abbastanza bene come prima. Se invece blocchi i robot, questo tende a sovrastimare.
cioè se tu lasci i robot tende a sovrastimare, ed è giusto in base alla previsione che avevamo fatto, nel senso che siccome capiterà in una zona, capiterà almeno un robot che sta in una zona che rappresenta una densità più alta della densità reale, e questo tenderà a portare tutti più su fino alla solita saturazione, e quindi a dare una risposta sbagliata. Invece inizialmente, se tu li lasci muovere questi robot, cioè quello che vede più stimolo, vede, dice fammi andare in una zona un po' più tranquilla con meno stimolo, cioè tende a dice io sto vedendo troppo. Se sei in un ambiente però molto denso, questo spostamento non ha nessun effetto. Io la vedo più così, cioè la vedo tipo un autocurarsi della malattia, cioè nel senso, se io sto, ok, io sto in una parte qua che sono pieno di stimolo, nasco in un punto pieno di stimolo. Forse sono stato se è un vero male. Stimolo appunto reale, allora, se mi sposto lo devo continuare a vedere. Sì. Se invece sono capitato in un posto fortunato, tra virgolette, spostandomi esco fuori, cioè se sono capitato in un'isola, esco fuori. Per spiegarlo un po' meglio bisognerebbe andare un po' più a fondo. No, c'era una scocciata, non ho più tempo. E quindi, diciamo, è abbastanza... Però l'idea c'è, no? Insomma, la cosa figa comunque, che ci sono, come vedete, completamente diverso dal meccanismo di prima, però la performance sì. Noi abbiamo analizzato i due migliori individui di queste due strategie e, diciamo, abbiamo trovato dei meccanismi. Quindi ci sentiamo di poter iniziare a rispondere a una domanda di questo tipo. Come funziona? I meccanismi che devono in un sistema che deve stimare la quantità di un flusso sensoriale. Ci sentiamo di poter dire che devono avere dei sistemi, deve essere un sistema auto-organizzante, quindi con positive e negative feedback, possono essere anche implementati in maniera diversa. Non è necessario che in questo caso il sistema si muova, ma deve avere uno stimolo locale, deve mediarlo in qualche modo attraverso il positive e negative feedback con dati. Quindi è una cosa abbastanza astratta, che uno a quel punto può iniziare a fare teorie simili, andarle a vedere come funzionano i vari sistemi, swarm, quindi mi aspetterei sia di trovare gli swarm, andrei a cercare adesso, allora dopo questo, sia negli swarm che nei modelli neurocomputazionali, positive e negative. Quando li trovo, probabilmente sono riuscito ad andare a cuore del meccanismo. Iniziate a vedere la potenza dell'artificial life in questo. Quindi il passo successivo, quello che, di questo ci abbiamo fatto un articolo, e se riusciamo a trovare qualche altro soldo andremo più veloce a fare, a proseguire la ricerca, che inizia a diventare interessante, inizia a piacere parecchio, e rispondere alle domande più interessanti, cioè iniziare ad andare a vedere come funziona. La seconda è molto interessante, ma come funziona nella popolazione neurale? Se no abbiamo capito come funzionano questi robot, ma che ci frega, cioè noi vogliamo... No, back to the science, l'ho chiamato back to the questions, cioè... Sì, noi abbiamo trovato un po' un isomorfismo, ma andiamo a capire come funziona questa la scienza naturale. E, diciamo, questo abbiamo fatto delle assunzioni ispirate, non è che noi non abbiamo dovuto modellare la popolazione naturale, noi abbiamo, diciamo, ispirate a quello, abbiamo capito i meccanismi, vogliamo andare adesso a misurare nella nostra. E quindi per dire, rispetto al decision making, adesso abbiamo un attimo trovato qualcosa di interessante e vogliamo andare a vedere. Quindi le domande sul decision making sono un po' rimandate. Ma sicuramente quelle che vi dicevo inizialmente, perché per iniziare cioè, diamo un'occhiata a come funziona il collective perception e poi dopo andiamo a vedere se è necessario per il decision making. Cioè, però adesso sta iniziando, si è allargata una fase interessante su questo collective perception. E quindi il future work si focalizzerà su questo. Adesso abbiamo avuto delle idee e vi volevo un po' accennare il lavoro che abbiamo pubblicato, quello che vi ho parlato. Adesso però vi vorrei dire come vorremmo proseguire. I due sistemi che avevano le performance più alte che vi ho fatto vedere, ma siamo andati a dare un'occhiata in altri negli esperimenti prima di arrivare a quello. Andate a dare un'occhiata un po' alle altre soluzioni, abbiamo trovato una grossa eterogeneità. Cioè, quando abbiamo spinto un po' l'ottimizzazione a darci a seguire quella curva lì, si sono evoluti solo quelle due famiglie, eccitatorio e inibitorio. E con quel problema di saturazione, che volendo si può anche risolvere, lavorando un po' forse si riesce a ottenere anche, a eliminare il problema di saturazione. Quindi, però in realtà
questa è una cosa che vorremmo un po' rilassare, questo constraint, cioè quello di dare una stima quantitativamente precisa e che matchi con quella dello stimolo sensoriale. Perché poi in natura raramente è così. Cioè noi sì, ci siamo inventati dei sistemi di misura, però sono sempre basati su paragoni. E, cioè nel senso che è arbitrario dire questo pesa un chilo. A me interessa capire che questa cosa pesa più di quest'altra. Questo. Qua mi sto anticipando un po', però. Quindi noi abbiamo dato delle questioni evolutive, però forse sono troppo orientate all'ottimizzazione. Non sempre i sistemi naturali ottimizzano meglio, magari ottimizzano rispetto ad altre variabili più che tu non hai preso in considerazione. Questo è un po' dibattito pure filosofico aperto, ma ottimizziamo o non ottimizziamo? E se ottimizziamo su che cosa? Quindi l'ottimizzazione sì, ma fino a un certo punto, nel senso che se noi spingessimo ancora verso quell'ottimizzazione otterremmo un sistema sicuramente innaturale. E quindi adesso vorremmo un po' rilassare. Cioè, andando a guardare le soluzioni del sistema prima che lo raffinassimo, queste cose sono dei libri di... Innanzitutto vedete una questa variabilità, questo qui è il sistema che risponde sempre alla stessa cosa. Vedete, l'encoder density è piatta, non fa niente di interessante. Ve l'ho messo così per... Questo qui è un sistema un po' simile a quello che abbiamo visto noi. Questo qui era ancora subottimale, ancora, vedete, cresce un po' linearmente, fa un po' debole, poi c'era questo effetto qua di less, e poi c'era il processo di saturazione. Qua era un po' più lineare, vedete un po' di processo di saturazione. Qua secondo me ci siamo focalizzati su questa curva, che ha un andamento invece un po' più logaritmico. Questo siamo ritornati all'articolo di Deco, che va a misurare da un modello, fa un modello neurocomputazionale di un fenomeno fisiologico ubiquo nei sistemi viventi, che è la legge di Weber. La legge di Weber è un fenomeno molto interessante, si trova ovunque, ed è proprio un fenomeno che va a misurare come reagiamo a, diciamo, esseri umani, ma riguardo a tantissimi esseri viventi, a differenze nella magnitudine di uno stimolo. Allora vi faccio l'esempio più semplice, che è quello dei pesi. Se io prendo un peso di un chilo, un peso di un chilo e 100, c'è una buona probabilità che riconosco qual è più pesante o meno. Se prendo un peso di 30 kg, un peso di 30 kg e 100, no. Quindi la capacità di riconoscere la differenza tra due stimoli è proporzionale alla magnitudine dello stimolo. Questo in termini matematici si traduce in una legge logaritmica, quindi dove l'intensità percepita di uno stimolo cresce come il logaritmo del rapporto tra l'intensità in assoluto dello stimolo e la just noticeable difference, cioè la quantità minima di differenza tra due stimoli consecutivi che ci deve essere perché io percepisca. Aspetta un attimo, però è regressiva questa cosa, cioè mettiamo un chilo e un chilo e 100, ok? Sì. Un chilo 10 kg e dovremmo fare 11 kg per mantenere la proporzione. No. Cioè tu capito che intendo? Sì, devi fare 10 kg e 11 kg per avere la stessa probabilità, la stessa di riconoscere. Oppure esattamente 100 questo. Questo. Cioè io l'ho fatto a mio negativo, ti ho detto se rimane quella la differenza non la noti più. O la noti con una probabilità di un decimo. Se prima la notavi nel 100% dei casi, adesso la noterai nel 10%. Quindi c'è una regressività della probabilità per percepire la proporzione. Sì. Questa qui è una cosa. Questa si chiama Weber Law. Ed è. Ci andiamo in quasi tutti i nostri. La nostra percezione sensoriale. Nel peso, c'è nel tatto, c'è nella frequenza nel percepire una frequenza. L'articolo a cui ci siamo ispirati è proprio sulla variazione di frequenze vibrotattili. Io ti applico una frequenza di X, poi ti applico una subito dopo, un pochino diversa. Loro sono andati a misurare proprio in questo studio, perché quello è riportato in grafico, quanto deve essere al minimo questa differenza rispetto allo stimolo iniziale perché tu la percepisca. E si è visto che questo è logaritmico, ma è equivale a dire che la differenza, quello che dicevi, tu deve crescere linearmente perché tu la percepisca. Come dicevi prima, 100 grammi se è un chilo, altrimenti un chilo se è 10 kg. È quella curva lì, esatto. Cioè la just notice, quella si chiama
Just, no, non rispetto a un just noticeable difference. La differenza minima perché tu percepisca, la percepisca. Come dicevo, in questo sistema subottimale sembra che ci sia, cresce logaritmicamente. E quindi se tu la vai a misurare, noi che abbiamo fatto? Abbiamo fatto semplicemente, però l'avevo riportata la curva, io ho fatto quindi un fit dopo una logaritmica per vedere se riusciamo a ottenere una curva di questo tipo. E l'abbiamo ottenuta. Cioè praticamente niente, si riesce a fittare con qualche magheggetto, infatti non è ancora pulito. Cioè si riescono a trovare dei sistemi in quella variabilità che hanno questa proprietà. Ora, questo qui è un sistema comunque subottimale, quindi adesso noi vorremmo fare un setup per rilassare un po' quei costraint di seguire la curva lineare, ma semplicemente dirgli, come si chiede agli esseri umani, riconoscimi la differenza tra due pesi. No, non voglio che mi dai la stima, non mi devi dire 10 kg e 7, voglio che tu mi dici che questi pesi siano diversi. Questo qui evolutivamente viene prima del dare un numero a peso, concorderete con questo, no? Cioè io devo prima sapere riconoscere la differenza tra le cose, poi se mai mi posso permettere il lusso di misurarle. È una cosa successiva. Cioè il saper fare l'ordinamento è la base della costruzione della successione. Esattamente. Mm-hmm. E quindi noi adesso vogliamo noi chiedevamo troppo al nostro sistema. Noi chiedevamo di darci invece proprio una stima numerica. Una stima numerica assoluta. E quella stima non gli dava manco libertà, non è che dici trova tipo una metrica, che era una cosa in più. Trovati una metrica e dammi una metrica. No, mi devi rispondere 6 quando poi 6. Per chiedere troppo, no? Dobbiamo venire un po' di stupide. No, gli stavamo chiedendo troppo a questi poveri. E quindi cosa fa? Il nostro programma adesso è di rilassare questi constraint qui e andare a vedere se il nostro sistema artificiale esce dalla porta. Sarebbe. Da parte. No. Perché aspettate? Sono finiti i soldi. No. Se ne frega dei soldi, fallo lo stesso, Dio Cribio. Alla fine sarebbe la stessa faccia da fare. Sì, sì, a questo punto sì. Cioè, due finestre della stessa popolazione. Sì. E avere fitness è sì o no. Questo è più nice. Sì, esattamente questo. Fitness in quello. Esattamente questo. Se ti vai a casa a farmi immediatamente. Che miseria. E torna qua, noi ti aspettiamo, fallo qua, voglio i risultati su. Vediamoci alla classe. Se volete poi vi aggiorno, perché sì, sì, adesso sì, siamo arrivati proprio a una fase. Cioè se troviamo sta web slow. Cioè possiamo tornare a questa domanda. Se la troviamo senza forzare, perché poi uno potrebbe dire fammi la curva logaritmica, no? Per parare. Non è proprio molto. Però se tu gli chiedi distinguimi questi due stimoli, quello che diceva Andrew, e ti esce una web slow. E penso che poi si può dire qualcosa su questa seconda domanda, integrandola con la prima. Cioè facendo un'analisi simile a quella che abbiamo fatto prima, su questa seconda domanda uno può capire i meccanismi base e andarli a confrontare col modello che propone Deco su come funziona la Weber's Law. Articolo. Vi faccio l'articolo, come si chiama? Weber's Law in Decision Making Processes. Senti, ma tutta questa slide l'hai fatta ieri sera? Sì, però partivo, per fortuna, avevo fatto 2 mesi fa, quando ero in pieno del lavoro, avevo fatto una presentazione in questa stanza per il dottorato. Yeah. Weber's Law in Decision Making. Con la Smart... Smart, sì. Il seminario Smart era su questa roba qui e quindi mi sono riciclato... Tutte le... Le immagini e le formiche, il cervello fatto con i circuiti. No, quelle sono cose che ho curato più in quella parte là. No, infatti ho detto, cioè, ieri sera è impazzito. No, no, ieri che ho fatto, ho preso le figure dall'articolo. No, no, ma qualunque cosa hai fatto va bene, non era un... Cioè, l'importante è che volesse semplicemente chiaro oggi, non volesse né conciso, mi interessava se avevamo tempo. Non volevo fare una perché tutta questa roba qua ci ho messo 2 ore, ma proprio di 40 minuti. Però non c'ho tempo per finire, manco vabbè, velocemente, cosa che vi ho già detto, comunque l'approccio duale Artificial Brains, Artificial Sword, vabbè, insomma, il succo della sua cornice, quindi quello di studiare questi due sistemi tramite l'artificiale, vabbè, mi ripeterei qua. Riesco a finire così.
No, niente, però no, vorrei, cioè, la cosa finale, l'immagine finale è bella, è questa qui. Cioè, nel senso che se funziona questa, come dicevo, se riusciamo a trovare senza barare quella roba là, possiamo dire qualcosa forse di interessante. E fare una cosa del genere, se notate, si ritorna anche, cioè in realtà dice qualcosa anche su queste altre domande, la seconda e la terza. Perché se esce la Weber's Law facendo, evolvendo un sistema che non ti deve dare una stima assoluta del valore, ma ti deve dare la differenza tra due sistemi, vuol dire che la percezione dello stimolo, la percezione dello stimolo viene fuori, emerge dal confronto tra stimoli, quindi da un processo di decisione. Quindi è l'esatto contrario di quello che avevamo postulato all'inizio. Per fare che un po', non postulato, era un'ipotesi un po' contraria, cioè è necessario saper codificare.